Salve a tutti e benvenuti nella parte numero 2 della creazione delle nostre tresine. Ci eravamo lasciati qui, quando ancora stavamo sistemando le ultime cose con il nuovo filo e vi volevo far vedere come dalla situazione di prima andiamo a sistemare il filo per creare anche gli altri quadrati. Adesso incontriamo solo ed unicamente quadrati bicolore, quindi dobbiamo eseguire nuovamente il procedimento che abbiamo visto prima. La prima cosa che faccio è ovviamente gettare le basi per fare il primo quadrato, quindi mi vado a fare una catenella di 8 magliettine e poi me ne torno indietro, proprio come ho fatto prima, di magliettina in magliettina vado a fare tutti i miei anellini sopra l'uncinetto. Tutte le persone che sono molto più abili con l'uncinetto sanno già che cosa devono fare, perché fondamentalmente riproponiamo sempre gli stessi movimenti di prima, ma chi preferisce seguire il procedimento passo passo è invitato a continuare a vedere questo video. Mi sono riagganciata sempre alla parte viola e me ne torno indietro a due perché mi sto facendo la prima riga, ok? Ho l'ultima parte con le tre, questa invece me la faccio tutta e tre, perché da qui in poi comincia la realizzazione della diagonale, quindi dobbiamo diminuire, restringere man mano ogni riga in modo tale che si veda la diagonale. Me ne ritorno avanti di magliettina in magliettina, sono in tutto 7 adesso perché prima erano 8, quindi ogni volta che ne prendo una mi scompare l'altra. Io passo qui attraverso tutto il quadrato viola, poi me lo prendo, me ne torno indietro. Come potete vedere non inizio a tornare indietro con una sola magliettina, bensì me ne attacco sempre due subito, quindi mi faccio 2 2 2 2 2 e poi quando trovo quelle tre me le faccio sempre insieme. Continuo in questa maniera e mi vado a muovere verso l'interno. Completo la mia diagonale viola con questa modalità. Penso che questa creazione di questa diagonale non richieda altre spiegazioni, quindi io adesso mi finisco questo quadratino e poi vediamo come mi muovo. Comunque, se volessi fare un'anticipazione, direi che adesso andiamo a realizzare tutte le diagonali di sinistra che vanno da quadratino a quadratino, quindi ne andiamo a fare tre e andiamo a riempire tutti gli angoletti vuoti. Questa è la spiegazione più semplice e lineare. Sono arrivata alla sesta riga, questa qui è l'ultima, quindi è la numero 7, che ho racchiuso immediatamente in tre magliettine, quindi quando trovate subito le tre magliettine la chiudete subito, mi raccomando, e poi mi aggancio qui con un punto bassissimo all'angoletto, tada! E così faccio subito la mia prima parte, ma ehi no, non devo tagliare perché adesso andiamo a fare l'altra parte lungo gli altri angolini. Quindi che cosa faccio? Già che mi trovo così, già che devo seguire questo pattern, mi vado subito a spostare lungo il nuovo angolo per fare l'altra diagonale di quadrato. Quindi che cosa faccio? Vado qui, passo sotto le magliettine più in alto, quindi non le laterali, quelle sopra, e vado a mettermi gli anellini sopra l'uncinetto. Me ne vado avanti, arrivo fino a qua alla fine e poi mi creo un'altra diagonale, proprio come ho fatto prima. Però attenzione, mi infilo anche qui, mi raccomando, quando vi attaccate all'angoletto vi infilate in entrambe le parti. Infatti qui ne contiamo 9 di magliettine, ok? Quindi è importantissimo fare una distinzione. Me ne torno indietro a 2 e sempre la terza, l'ultima, me la chiudo in 3. Me ne vado avanti in questo modo. Mi lavoro tutte le magliettine, sono 7, sono 8, poi mi vado ad agganciare qui, me ne torno indietro sempre subito 2 a 2, le ultime 3 le uniamo sempre assieme. Se state facendo bene, ogni riga sopra avete una magliettina in meno, perché ovviamente state riducendo.
Proprio come prima io continuo, mi ricordo alla fine di ogni riga, di attaccarmi al lato del quadrato, quindi quello viola, e beh, appena ho fatto, noi ci vediamo con il prossimo quadratino. Ultima parte, mi trovo sempre con 3 magliette e anellini sull'uncinetto, me le leggo assieme, poi me lo chiudo qui, eccoci, vedete? Praticamente ho la super diagonale lunghissima, tutta dritta, perfetta, fatta subito, e ovviamente la stessa cosa faccio qui, però qui mi devo andare a costruire tutto il pezzetto, cosa che ovviamente non è difficile, e insomma è quello che alla fine abbiamo visto prima. Andiamo avanti e proseguiamo, non abbiamo nulla a cui attaccarci adesso, dobbiamo fare noi la struttura. Vado a fare la mia 8ª magliettina, ne vado a fare anche una 9ª qui davanti e mi raccomando l'ultima all'esterno. Questo perché? Perché non abbiamo nulla a cui attaccarci e quindi dobbiamo fare un mezzo quadrato da capo. Che cosa succede? La magliettina singola, mi raccomando, adesso che non ci possiamo attaccare a nulla, all'inizio mettiamo una magliettina singola, le chiudiamo a due fino alla fine e l'ultima parte le raccogliamo sempre in 3. Ce ne andiamo sempre avanti in questa maniera e mi faccio sempre il conto controllando che ci sia una magliettina di meno. Me ne arrivo fino a qua giù, faccio attenzione però perché devo passare sempre esternamente alla prima magliettina che ho chiuso, quella che mi sta facendo la struttura, perché altrimenti è un guaio, è una cosa a cui devo fare attenzione, della quale prima non mi importava perché ve l'ho detto, avevamo qualcosa a cui attaccarci. Andiamo fin qua giù, sono passata sempre laterale, quando arrivo qui alla finale non è laterale, bisogna passare attraverso tutta la riga, mi vado a prendere l'ultima magliettina che avevo lavorato. Alla fine è proprio come all'inizio del lavoro, è lo stesso principio, infatti anche il conto delle maglie coincide, insomma anche la cosa che bisogna lasciare una magliettina sola davanti coincide, funziona. Io vado avanti e mi vado a fare fino all'angolino della mia nuova diagonale, di tutte le mie diagonali, e poi vediamo invece come si va a scendere. Se dovessi fare un conto, per controllare sono arrivata alla numero 6, questa qui è la numero 7 e quindi mi torna, perché come abbiamo detto nel video precedente, ogni quadratino ha 7 righe. Qui vado a tagliare perché tanto sistemo tutto e poi invece adesso me ne vado a riscendere con quelli verdi. Quindi vado a prendere il colore verde. E da qui comincio a fare la mia altra diagonale, mi vado a muovere come facevo prima, quindi vado proprio a costruire l'altro pezzetto di quadrato. Mi attacco alla magliettina viola, questa qui che trovo di qua, mi vado a fare subito una maglia semplice e poi mi vado a chiudere questi due insieme. Adesso mi infilo sia attraverso le magliettine semplici che ho fatto prima, la magliettina semplice, e poi mi riattacco di nuovo alla parte viola, poi si torna indietro di uno, si chiude di due e si richiude di due. Rifacciamo, mi attacco a quelli appena costruiti, quindi uno, poi qui passo proprio attraverso due, poi mi attacco di nuovo al viola e poi levo, faccio singolo e me ne torno indietro sempre due e due. Qui per questa struttura qua noi finiamo sempre col due alla fine, eh? Passo attraverso, allora io prima mi faccio le due magliettine che ho più esterne, la magliettina agganciata e poi mi aggancio di nuovo alla parte viola, poi me ne torno indietro, il primo me lo faccio singolo e poi me le faccio tutte a due indietro. Mi faccio questa prima diagonale, mi assicuro sempre di fare le mie
7 righe e poi ci rivediamo per la prossima. Ok, in questo modo completo la mia prima diagonale, mi vado a spostare con i punti bassissimi lungo il mio quadratino. Arrivo fino a qua giù, punto bassissimo, e da qui, beh, praticamente ricominciamo proprio come prima. Cosa faccio quindi? Mi aggancio qui alla magliettina più bassa e faccio un altro punto bassissimo, perché ovviamente mi devo spostare. Devo considerare che sto ricominciando dal punto più basso. Mi attacco alla magliettina della prima riga e, proprio come abbiamo fatto prima, cominciamo con la metodologia più semplice, quindi prima magliettina singola qua e poi invece queste due me le prendo assieme. Perfetto, rilavoro, passo subito attraverso la prima magliettina perché ne ho una sola, solo quella posso fare, e mi aggancio all'altra riga. Chiudo uno, poi chiudo due, di nuovo due. Adesso faccio prima la laterale e poi mi faccio quella che sta attaccata alla diagonale. Poi mi attacco io stessa alla diagonale, così, singolo, doppio, 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 di nuovo laterale, laterale, attraverso, diagonale, mi attacco. Continuo in questa maniera e mi vado a finire anche questo altro pezzo di quadrato. Conto le mie righe, sono 7 e proprio come ho fatto prima mi sposto. 1, punto bassissimo, mi sposto a punti bassissimi così. 3. Ok, come potete vedere questo qui è, diciamo, l'effetto ottenuto. Poi si va qui, si sale fino a sopra. Io vi ho fatto vedere l'overview, però ovviamente adesso è praticamente sempre uguale. E poi invece ci sarà la parte dove andiamo a mettere la magliettina del bordo, quella che avete visto anche voi nell'altro lavoro di
l'altro lavoro di prima, della prima parte. Io comunque adesso sto continuando sempre come prima a farmi anche la diagonale verde, e ovviamente è lo stesso procedimento. Potete anche, insomma, lavorare senza di me, se avete capito bene, se no vedete, faccio sempre la stessa cosa, passo attraverso le magliettine, questa qui attraverso, poi mi aggancio, me ne torno indietro, prima il singolo e poi tutti quanti i doppi indietro, doppio, 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 e di nuovo laterale, passo di nuovo sulla magliettina laterale, di nuovo sulla laterale, poi vedo qui, passo attraverso quella che si aggancia e poi invece mi aggancio io per la nuova riga e me ne torno indietro, prima il singolo e poi tutti quanti in doppio. E ho fatto così anche prima, quindi è molto basic come lavoro. Dopo di questo invece andremo a riagganciare tutti i quadrati, quelli grandi, quelli non grandi, quelli non di colore, quelli monocolore, quindi molto più facili, molto più veloci, che poi più facili è relativo, insomma, solo perché si è più ordinati, perché ci si muove in righe, giusto per quello. Io me ne arrivo qui fino all'ultima riga. Ok, adesso mi devo solamente spostare e agganciare di là sull'angoletto di sinistra. Mi faccio sempre una magliettina semplice prima. Poi vedete, passo su questo laterale, me lo porto dentro, faccio i punti bassissimi e mi sposto fino all'angoletto di sinistra. Ok, guardate, mi vado ad agganciare qua sopra, perché così prendo anche il giusto attacco. Punto bassissimo qua sopra, così. Eccoci qua, fatto. Vado a fare un taglietto, così. E la tiro su, e stringo, eccoci. Perfetto. Da qui in poi noi andremo ad attaccare, sì, le altre parti, però per ora il video finisce qui e, insomma, se vi è piaciuto vi invito tantissimo a lasciare un like, lasciare un commentino e magari condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi, perché qui faccio tantissimi video simili, sempre dedicati all'uncinetto e al lavoro a maglia. Per oggi è tutto, noi ci vediamo molto presto con delle nuove idee, delle nuove cose e tanto altro ancora. Ciao a tutti!